La crisi prodotta dal Covid ha alterato il mercato del lavoro con impatti diversificati per settori, allargando divergenze e diseguaglianze. L'analisi emerge da un rapporto del CNEL. Gabriella Capparelli. Il Covid ha profondamente cambiato il mercato del lavoro. La crisi conseguente alla pandemia ha colpito circa 12 milioni di lavoratori tra dipendenti e autonomi, per i quali l'attività lavorativa è stata ridotta o sospesa. Il dato emerge dal rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione 2020 del CNEL presentato stamattina. C'è preoccupazione per il rinnovo del contratto per 10 milioni di lavoratori, l'inadeguatezza del sistema scolastico, l'aumento della povertà e delle disuguaglianze. Secondo lo studio, 5,3 milioni di famiglie risultano avere un ISEE inferiore a 9.360 euro annui. Bisogna promuovere la coesione sociale e territoriale, rafforzare la capacità e la resilienza in materia economica e sociale, mitigare gli impatti sociali ed economici della crisi. I dati più drammatici riguardano l'occupazione giovanile e quella femminile. Inoltre emerge che la didattica a distanza ha ridotto la qualità delle lezioni e ha aumentato il rischio di dispersione scolastica. Questo insegnamento a distanza non è sufficiente, crea ulteriori divisioni, quindi qui ancora una volta è fondamentale la formazione, ma perché il potenziale enorme dei giovani sia attivato e sia attivato in una direzione nuova. Le donne hanno pagato il prezzo più alto della crisi, penalizzate dalla difficile conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.